Dopo 5 giornate di campionato, la Val di Sangro mantiene il poco invidiabile primato di assenza di vittorie che divide in coabitazione con Acqua e Sapone Francavilla. D'altronde, si sapeva sin dall'inizio che il campionato della matricola sangrina sarebbe stato in salita e, nonostante la buona volontà della società biancazzurra, i limiti permangono soprattutto in fase finalizzativa. Rimane comunque la certezza di avere al tempo stesso uno dei reparti arretrati più affidabili, che permette ai ragazzi di Gianico di tenere testa a qualsiasi avversario, anche all'ambizioso San Salvo, che torna ad affrontare i sangrini dopo il doppio faccia a faccia in Coppa Italia. Stavolta il teatro dello scontro non è più il comunale di Montemarcone, ma il Fonte Cicero di Atessa, a causa di lavori in corso al manto erboso Vallivo. La gara, che non riserverà emozioni forti al pubblico presente sulle gradinate, si apre con l'affondo ospite, con Colitto che dalla distanza impegna a terra l'appostato Trivilino. L'11 di mister Rufini si ripropone subito dopo con il lungo lancio dalle retrovie per la corrente Consolazio, anticipato dalla provvidenziale chiusura di Crognale, che agevola l'uscita di Trivilino. Il monologo ospite prosegue con la successiva pennellata al centro di Ferrante, che pesca in area l'appostato Marinelli, ma il colpo di testa del capitano sansalvese non risulta particolarmente dannoso per l'estremo di casa, che per evitare guai peggiori di rotta sopra la trasversale. I sangrini si fanno vivi al 18esimo, quando invocano il penalty per un tocco di mano in area di Ramundo, che intercetta con un gomito il traversone al centro di Tano, ma il signor Ursini non ritiene che nell'episodio incriminato sussistano elementi decisivi per ritenere volontario il tocco del difensore sansalvese. L'occasione più nitida per schiodare il risultato è dei sansalvesi, che al 29esimo seminano scompiglio sul versante di sinistra con Consolazio che si accentra in area e, dopo aver vinto una serie di rimpalli, riesce a servire Ferrante, che di testa schiaccia verso la porta sangrina, ma il palo lì nega la gioia della rete. Si va al riposo sul nulla di fatto e il copione non muta affatto neanche alla ripresa dei giochi, col San Salvo a fare la partita e la Val di Sangro impegnata soprattutto a contenere le folate avversarie. Al 18esimo il piazzato dalla distanza di Cordisco rischia di far male, visto che Trivilino si vede arrivare la sfera non deviata da alcuno e, pur se in leggero controtempo, riesce ad allungarsi e a disinnescare al lato. La gara torna a ravvivarsi nelle battute conclusive. Al 36esimo la Val di Sangro tenta la sortita con l'imbeccata del neo entrato Verna per Diompi, il cui diagonale, tutt'altro che irresistibile, si spegne tra le braccia dell'appostato Colanero. Due minuti dopo ancora sangrini all'offensiva con il rimpallo fortuito che favorisce Verna, il quale manca lo specchio della porta. L'ultimo acuto di una gara alla camomilla riservata alla squadra ospite, indubbiamente più propositiva ma ugualmente a secco, che non riesce ad invertire il trend neanche con l'affondo nei minuti finali di Antenucci, il quale, su un piazzato dal vertice d'aria, spedisce di poco al lato. Mister Rufini pareggia reti bianche sul campo della Val di Sangro, due punti persi o comunque si accontenta del punto guadagnato? No, non mi accontento mai del punto. È normale che, se il punto è frutto di una partita giocata sempre all'attacco, cercando di fare gol, non subisci nessun tiro in porta, però non hai la fortuna di sbloccarlo, una volta il portiere, una volta il palo, una volta la sfortuna, è normale che sono due punti persi. Ma nel corso di una stagione ci sta a trovare queste giornate dove la squadra avversaria si mette lì dietro la linea della palla, cerca di chiudere tutti gli spazi e quindi tu cerchi in tutti i modi di sbloccare la partita. Poi se ci mettiamo poi che abbiamo giocato su un terreno di gioco in pessime condizioni, dove era difficile pure fare due passaggi di seguito, allora lo 0-0, diciamo, è servito. Presidente, oggi uno 0-0 contro la capolista San Salvo, tutto sommato un punto che può far bene alla sua squadra? Beh, per noi è un punto guadagnato. È stata sicuramente una buona partita, noi abbiamo fatto il massimo, i nostri ragazzi hanno dato veramente il massimo, sono stati concentratissimi e quindi direi che hanno meritato questo punto, questo pareggio. Insomma, San Salvo lo sappiamo, è una squadra fortissima, hanno già centrocampo, in attacco soprattutto sono fortissimi, quindi noi abbiamo sofferto, senza dubbio abbiamo sofferto, però siamo contenti perché siamo riusciti a prendere questo punto, di più non credo che potevamo fare, quindi ai nostri ragazzi va fatti i complimenti perché hanno fatto una grande partita, sono stati veramente concentrati fino alla fine e quindi un plauso a loro per essere riusciti a contenere questa squadra che, diciamo, sono sicuramente, diciamo, più attrezzati di noi, insomma, ecco.